La vittoria dell'Europeo del 2000 da parte della Francia segna l'apice dell'ideologia repubblicana, di un tentativo di affidare allo sport e al calcio nello specifico il tentativo di risolvere problemi molto più ampi all'interno della società. I politici si aggrappano a questa squadra che vince mondiali, che vince europei, che esprime un grande gioco, che esprime grandi campioni, nella speranza che da sola possa risolvere i problemi della Francia. Tigana, storia degli europei di calcio. Gli europei entrano nel terzo millennio, è il 2000. Il tanto temuto millennium bug è scampato. Il sistema informatico globale resiste. Il mondo, reale e virtuale, sembra essere un posto tranquillo. Alcuni parlano addirittura di fine della storia. Del resto, manca più di un anno all'11 settembre che sconvolgerà l'Occidente. Perfino l'elezione di un certo Vladimir Putin a presidente russo passa, in fin dei conti, abbastanza sotto traccia. Euro 2000 sarà l'europeo delle imprese, di quelle realizzate in maniera incredibile, così come di quelle sfumate all'ultimo respiro. Vince la Francia, che bissa al successo del mondiale casalingo di 2 anni prima, ma è l'Italia a entrare nella leggenda, giocando a stretto giro di posta un'accoppiata semifinale-finale all'insegna del thriller, non adatta a deboli di cuore. Nell'anno del giubileo l'Italia sembra vicina al miracolo, ma la realtà regalerà un'amara delusione. Il terzo segreto di Fatima, svelato quell'anno, non è la vittoria degli azzurri. Ospitano l'edizione Belgio e Olanda. Il primo è ancora a metà del guado. Il mondiale 98 è stato deludente, segnando la fine degli ultimi eroi degli anni 80. La generazione di fenomeni di De Bruyne e Hazard, che esploderà nel 2014, guarda ancora i cartoni animati. Quella in campo è inadeguata alle attese della sua popolazione, al ruolo che si pretende per la nazionale del paese ospitante. Andrà fuori subito. L'Olanda guidata da Rijkaard invece è fortissima. Stam e De Boer, Davids e Seedorf, Cocu e Overmars, Bergam e Kluivert. Una corazzata. Se ne accorgerà in particolare la Jugoslavia ai quarti di finale, venendo travolta da 6 reti, di cui 3 firmate da quel Patrick Kluivert che sarà capocannoniere del torneo. Sono diverse le storie dell'europeo. L'incredibile rimonta della Spagna alla Jugoslavia nell'ultima partita del girone, con i gol di Mendieta e Munitis a regalare alla Roja un'incredibile qualificazione. L'impresa della Romania, che elimina l'Inghilterra grazie al gol di un giovane promettente, che farà la differenza poi in Italia, Christian Kivu. Il crollo della Germania, travolta da una tripletta di Sergio Conceição, tra le stelle di un Portogallo che nella prima partita del suo girone vedrà esplodere un nuovo centravanti, Nuno Gomes. La prima grande impresa della Turchia di Hakan Şükür, che prima di litigare con Erdogan, ora fa il tassista negli Stati Uniti, diventa eroe nazionale, conducendo per la prima volta i suoi ai quarti di finale. La formazione francese, che vincerà in finale una partita storica con gli azzurri, presenta molti dei giocatori che avevano vinto il Mondiale del 98. Una squadra che ricordiamo non solo per le sue giocate. Il 1998 siamo sotto la presidenza Chirac, sarebbe entrato nella storia come la vittoria della cosiddetta nazionale Black Blanc Beur, cioè della nazionale nera, bianca e araba, proprio dettato dalla multietnicità di quella squadra. L'emblema di quella vittoria fu ovviamente un figlio del Maghreb, Zinedine Zidane, ma quella nazionale associava anche giocatori provenienti dai quattro angoli del pianeta, altri figli della Francia d'oltremare, pensiamo a Lilian Thuram, proveniente dai territori d'oltremare e figura molto impegnata nel contrasto delle discriminazioni razziali, il kanako Karambö, l'armeno Jorkaef, il basco Lizarazu. Ecco, era una Francia multietnica che venne utilizzata politicamente dai governi di allora come un modello. La Francia
multietnica rappresentava il trionfo del modello di integrazione alla francese, cioè il modello assimilazionista, contrapposto invece al modello multiculturale di stampo britannico. Il modello francese era un modello che non accettava sulla sfera pubblica l'ostentazione di differenze. Era il modello che avrebbe poi imposto la legge sul velo, cioè il divieto di ostentare simboli religiosi, non solo il velo per le ragazze di religione islamica, ma anche la croce o la kippah per i fedeli cristiani o ebrei. Era una Francia, insomma, che sulla scena pubblica predicava e otteneva la laicità e attraverso questo potente veicolo riusciva a armonizzare le proprie differenze interne. Cosa si nasconde dietro la celebrazione di questo modello? Gli anni seguenti portano a galla le questioni irrisolte dovute a secoli di colonialismo. Questa volta, però, i problemi sono tutti in casa, tra le vie e le piazze dell'Hexagon. Noi vediamo che la celebrazione di questo modello di integrazione cosiddetto alla francese raggiungerà il culmine nel 2004, nel momento in cui Londra e Parigi sono scosse da tragici attentati terroristici prodotti da figli dell'immigrazione, ma figli nati in Spagna e in Inghilterra. Ecco, in quel momento la Francia celebrerà il proprio modello di integrazione a fronte invece delle falle evidenti del modello multiculturale di ispirazione britannica. Noi vediamo che purtroppo già l'anno dopo, il 2005, mostrerà come anche il modello francese avesse in sé numerose contraddizioni, numerose crepe, sottolineate e annunciate nel 2001 in occasione di Francia-Algeria, quando figli dell'immigrazione magrebina invadono il campo durante la partita proprio per sottolineare la loro estraneità rispetto al tricolore francese. Ecco, nel 2005 noi vediamo che la rivolta delle banlieue, animata da giovani figli dell'immigrazione, mostrerà come quella sorta di omogeneità e di pace sociale fosse invece qualcosa di fragile e più narrato che reale. Un conflitto che sale dall'interno della società e che riguarda soprattutto il rapporto della Francia con una delle sue colonie più ribelli. Le conseguenze sono visibili ancora oggi. Dopo Euro 2000 questo idillio si spezza. Si spezza l'anno successivo in occasione di un'amichevole fra la Francia e l'Algeria, un'amichevole che la Francia a livello sportivo stava dominando abbastanza agevolmente, ma che in cui verso la fine della partita gruppi di ragazzi franco-algerini allo Stade de France, quindi nello stadio che aveva lo stadio nazionale francese, alla presenza anche di importanti politici, c'era il premier Jospin, c'era la ministra dello sport, e gruppi di ragazzi franco-algerini invadono il campo, lo invadono pacificamente, sventolando la bandiera algerina e lanciano una sorta di segnale. Un segnale che però non viene colto dai vertici politici di allora, ed è un segnale che per certi versi potrebbe anticipare quella che sarà poi la grande crisi delle banlieue francesi che avverrà qualche anno più tardi. Torniamo in campo. La partita che più segnerà l'edizione è la semifinale tra Italia e Olanda, manifesto della resistenza italiana alle avversità, simbolo dell'abilità difensiva degli azzurri. Non è ancora l'Italia del calcio arioso e spettacolare di Mancini, ma la squadra di Zoff gioca bene, e come. Si basa su una difesa di ferro, Maldini, Nesta e Cannavaro, giusto per far capire il livello. E poi ci sono le invenzioni di Francesco Totti, che inizia a mostrare a tutta Europa il fenomeno che diventerà. La partita per gli azzurri si mette subito male. Mezz'ora e l'Italia in 10 uomini. Zambrotta è fuori, per doppia ammonizione. L'Amsterdam Arena ribolle, il pubblico sente l'odore del sangue. Per tutta la partita l'Italia è a difesa del suo fortino, che sembra poter cadere da un momento all'altro. L'Olanda sbaglia addirittura due rigori nei 90 minuti. La porta italiana sembra sprecata. Neanche i supplementari sbloccano l'equilibrio.
I rigori sono segnati dal cucchiaio di Totti, emule di Panenka, ma soprattutto da Francesco Toldo, che para tutto, sembra miracolato. L'Italia va in finale. Nell'altra semifinale, intanto, la Francia ha sconfitto il Portogallo, nella ripetizione della sfida del 1984. Anche questa volta, a decidere la partita, sarà la stella più luminosa di Francia. Ieri Platini, oggi Zidane. Nell'atto conclusivo, per Zoff e i suoi, non sarà vera gloria. La Francia risponderà al vantaggio di Del Vecchio solo all'ultimo secondo, gol di Will Torre. La partita finisce lì. L'Italia è prostrata, le scorie dell'Olanda si sentono e la delusione per il pareggio francese è troppo forte. È solo questione di tempo, fino al gol di David Trezeguet. Il trionfo francese è in fin dei conti più che meritato. Quella transalpina è una squadra memorabile, dove giocano Zidane, Harry, Trezeguet, Blanc, Vieira, Desailly, Lizarazu, Thuram. La Francia è la prima nazionale a fare la doppietta consecutiva mondiale-europeo. Ci riuscirà solo la Spagna un decennio dopo, ma prima bisognerà passare da un'altra impresa che ha segnato la storia del calcio europeo. Tiganà, storia degli europei di calcio, è un progetto del Master in giornalismo dell'Università di Bologna, a cura di Michele Mastandrea e Francesco Mazzanti. Si ringraziano per la partecipazione Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti, per il supporto tecnico Maria Giulia Giulianelli e per la parte grafica Giacomo Tamburini.